Questa mattina ci troviamo nella villetta comunale di Via Domodossola, c'è l'ottava edizione della Festa del Cane. Con noi c'è Rita Busillo, presidente dell'associazione Circolo Teatrale Castelluccio, organizzatrice dell'evento. Ci vuoi raccontare un po' come è arrivata all'ottava edizione e quello che fate? Certo, allora buongiorno a tutti. Allora, si è arrivata all'ottava edizione per la perseveranza del mio compagno Umberto Vittozzi, il quale ha creduto tantissimo in questa iniziativa e mi ha trascinata, perché anch'io amo gli animali, in particolare i cani, e quindi per me è stato un piacere e un onore. Inizialmente l'abbiamo fatta nell'altra villetta, adesso si è instaurata qua, è anche più centrale, quindi questa di più accessibile un po' a tutti. Iniziamo con un'iscrizione dalle 9 di mattina, si prosegue con delle esibizioni cinofile, c'è l'installazione gratuita del microchip da parte dell'ASL, con l'aiuto, sì, tutto gratuito, con c'è il dottore Colantuono che ne installa, poi ci sono le esibizioni, come ho già detto, cinofile, dopodiché finisce a luna e per riprendere con la benedizione da parte di Don Vincenzo, la benedizione dei cani verso le 3:15, per proseguire poi con la sfilata, con la premiazione con coppe e medaglie, e per finire poi c'è la torta. La torta per tutti. Noi ringraziamo chi ci ha aiutato, lo staff, quindi Cecilia Esposito, Loredana Ippolito, Ornella Pecora, ringraziamo anche Enzo Cesaro, che ogni anno ci onora con le sue foto, che lui è l'amministratore del gruppo 6 di Battipaglia Il Vero. Un gruppo che ha raggiunto quest'anno 25.000 iscritti, un bel gruppo, certo, che dà una mano mediaticamente a tutte le attività, certo, sul territorio. Noi ogni anno ci hanno aiutato in questa cosa, sponsorizzando, cioè pubblicizzando l'evento, poi tutti gli sponsor, ringraziamo tutti gli sponsor, senza i quali giustamente si farebbe fatica, perché è tutto gratuito, ripeto, dall'iscrizione, poi vengono dati i microchip, installati i microchip gratuiti, le crocchette per tutti, quindi questo a noi fa tanto piacere, perché c'è molta affluenza ed ogni anno c'è sempre un aumento di iscrizioni.